Si è conclusa da Sciamarina la 19ª edizione del corso di formazione Animali e Qualità della Vita. L'iniziativa è stata organizzata per studenti e professori provenienti da diversi istituti secondari superiori della Campania e della Puglia. La prima sessione, organizzata dall'Associazione Parco del Cilento, Centro Studi Maria Fanciulli Battagliese di Ascea, si è svolta dal 21 al 25 aprile. La seconda, dall'1 al 5 maggio, è stata organizzata dal Villaggio Le Palme. In entrambi i casi l'associazione ha curato l'aspetto scientifico del corso. Una giornata in entrambe le sessioni è stata dedicata anche ai ragazzi di alcune scuole medie della provincia di Salerno, perché le loro menti creative ed assorbenti consentono di focalizzare l'enorme contributo che gli animali offrono a ragazzi e ad adulti, perché possano conseguire una più adeguata qualità della vita nonostante i loro problemi psicofisici. Inoltre sono state effettuate le seguenti attività formative: il convegno alle problematiche adolescenziali e il sesto convegno alle radici leali, dedicato alla terza età. In questa, come in tutte le edizioni del corso, i numerosi studenti, circa 350, appartenenti ai licei socio-psicopedagogici e agli istituti professionali per i servizi sociali, hanno avuto l'opportunità di conoscere e vivere non solo momenti della nostra storia e tradizione filosofica, ma anche i bellissimi luoghi che possono essere visitati nel Parco Nazionale del Cilento, Valo di Diano e Alburni. Punta di forza dell'iniziativa in entrambe le sessioni è stata la riabilitazione equestre, che rappresenta il fiore all'occhiello dell'associazione. Lo stage teorico-pratico è stato coordinato dalla dottoressa Maria Rosaria Battagliese, psicologa clinica con master biennale di specializzazione in riabilitazione equestre, conseguito presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Firenze. Questa attività formativa prevede, dopo una lezione teorica, la messa in sella di persone con disabilità provenienti dal Cilento, al fine di dimostrare agli studenti partecipanti gli effetti di questa terapia sul benessere psicofisico della persona. Gli studenti hanno seguito anche laboratori esperienziali sulla musicoterapia, tenuto dall'esperto dottor Giacomo Rodio, e sulla comicoterapia, condotto dal clown dottore Enzo Maddaloni in arte Nano II, e sono stati coinvolti negli incontri per l'integrazione con gli anziani e le persone caratterizzate da disabilità. Canti, balli e danze della Campania e del Cilento hanno allietato nel pomeriggio gli incontri per l'integrazione. Queste esperienze mirano ad unire il polo degli anziani e delle persone con disabilità ed il polo dei giovani, consentendo l'arricchimento del bagaglio culturale di questi ultimi. Anche diversi seminari interattivi hanno caratterizzato le due sessioni di 5 giorni e sono stati condotti da validi esperti nelle sale del Villaggio Le Palme di Sciamarina.